Sindaco Francesco Casini, giorno particolare questo, sei soddisfatto del fatto che la Fiorentina ha firmato e quindi farà qui la sua casa? Beh, credo che sia una grande giornata per Bagnaripoli, una grande giornata, una bella opportunità che viene colta dal nostro territorio, dalla nostra comunità, perché non soltanto sarà una grande occasione di visibilità per Bagnaripoli, di crescita, quindi sotto questo punto di vista, ma anche di recupero di un'area che è sicuramente di altissimo pregio, però in, soprattutto l'area ex Enel era ormai un luogo di abbandono da tanti anni, da decenni, ed era a rischio degrado. Recuperarla era un nostro obiettivo, era un obiettivo che ci dovevamo porre, e credo recuperarla con il centro sportivo, anzi la nuova Casa Viola, la sede della Fiorentina, credo sia il meglio che si potesse fare e si potesse ottenere, penso, un recupero in grande. Avere qui il centro sportivo significa anche far girare il nome di Bagnaripoli per l'Italia, per l'Europa, chi lo sa, forse per il mondo a seconda dei successi della Fiorentina? Beh, probabilmente sì, anzi direi sicuramente sì, a maggior ragione anche perché nelle intenzioni della società della Fiorentina non soltanto qui c'è l'idea di costruire un centro sportivo, quindi un'area funzionale alle attività sportive, quindi tecnicamente sotto il profilo sportivo all'avanguardia, ma c'è l'intenzione di fare anche un progetto di altissima qualità architettonica, estetica, all'avanguardia sotto il profilo ambientale. È stato sempre posto uno degli elementi chiave della nuova società, insieme ad altri principi di fondo che stanno legati alla società e al calcio, e immagino alla famiglia commisso, quindi antirazzismo, no razzismo, integrazione, c'è anche il tema dell'ambiente, quindi una fortissima attenzione all'inserimento paesaggistico, perché sono i primi a riconoscere la qualità e il pregio del nostro territorio, non a caso hanno scelto Bagnaripoli. Senti, i tempi a questo punto quali sono? I tempi tecnici per cominciare i lavori? I tempi tecnici sono quelli di una variante urbanistica e sarà inserita all'interno della revisione del piano operativo, quindi siamo 9 mesi partendo da dicembre. Naturalmente occorrono tutti gli iter, occorre da seguire secondo le norme, secondo anche le prescrizioni degli altri enti, ma io credo che nel giro di 9-10 mesi potrebbe essere conclusa la variante urbanistica e quindi avviare intervento come secondo i progetti della Fiorentina. Per quanto riguarda invece gli aspetti legati alla villa ex Enel, credo che dei lavori potrebbero già partire più rapidamente, perché insomma lì c'è già una villa, un edificato, e ci sono anche delle stazioni urbanistiche già compatibili con dei primi interventi. Quindi per cominciare a fare il quartier generale non c'è bisogno di variante urbanistica, perché è un restauro. Credo di sì, sebbene questo naturalmente un po' che non dipendere dalla, che dipendere dalla volontà della società Viola e degli obiettivi del progetto che si sono posti. I tempi della soprintendenza si vanno a aggiungere o sono in contemporanea con quelli della variante urbanistica? La soprintendenza ha già espresso dei pareri, ha già avuto degli incontri preliminari di approfondimento, ci sono delle linee guida da seguire, seguiremo l'iter che è necessario, che è di legge, ma credo si possa fare le cose parallele. Far veloce non significa non far bene, noi dobbiamo fare rapidamente, come dobbiamo fare sempre rapidamente, sempre di più, perché la burocrazia in Italia, non solo in questo caso, è sicuramente estremamente complessa, però dall'altra parte bisogna far bene e sono convinto che le due cose si possono coniugare. A Bagnaripoli l'abbiamo dimostrato in tante altre occasioni che questo si può avere. Quindi tra un anno potremmo essere qui in questo posto a vedere l'inizio dei lavori del nuovo centro? Potrebbe essere una data plausibile, noi lavoreremo per questo obiettivo, ma insomma senza darci scadenze precise, ma in collaborazione alla Fiorentina. Sicuramente è obiettivo di tutti poter avere prima possibile un centro sportivo Viola e la Casa Viola qui da noi a Bagnaripoli.